dobbiamo dirlo, questa è l'ultima intervista. L'ultima. Che farà. L'ultima. No, dobbiamo annunciarlo a tutti i nostri ascoltatori. Sì, il sindaco, avendo perso la sfida che ho lanciato io, mi ha tolto le deleghe, quindi purtroppo questa è la mia ultima intervista da assessore. Allora, i progetti per il 2023 ci sono e sono progetti concreti, che è partire con la costruzione e il rifacimento del campo da calcio. Abbiamo vinto con i fondi del PNRR per la riqualificazione, dicevo, del campo da calcio e di tre tensostrutture. Poi abbiamo in mente anche progetti invece ludici, quindi la seconda edizione della settimana dello sport. L'anno scorso avevano partecipato 3.000 atleti per più di 50 eventi, quest'anno vogliamo riproporre la formula a maggio, e questa è un'anticipazione, diciamo, nuove sfide e soprattutto riportare la città di Rho nelle strutture sportive, quindi ridare importanza allo sport.